travolto dalla piena di te stesso, tradisci la tua nobile natura, e come accade in tutti i tradimenti, tradisci te stesso. Ecco, qui è il mio cuore, ecco le tue lettere, tutte scritture d'eresia, via da me, via da me, via da me, tradimenti alla mia fede. Ma se i traditi sentono, così crudo il tradimento. Alla Casa degli Artisti ho presentato un concerto poetico basato sul mio libro Odio le ragioniere. È un libro edito da una piccola casa editrice di Bari e curato da Silvana Kutz per la collana Poesia in Azione. Significa riportare la poesia nella vita, quindi attraverso spettacoli, attraverso performance e azioni concrete per parlare la lingua della poesia e nelle occasioni più svariate. La Casa degli Artisti è un luogo perfetto per questo tipo di performance. Odio le ragioniere è un libro che racconta un'esperienza personale, un libro di poesie, appunto, dove c'è una parte più ironica, una parte più seria, dove ci si mette molto in gioco e dove canto anche le canzoni che ho scritto in questo lungo periodo. Diciamo, la gestazione del libro sono stati 3 anni di lavoro. Perché questo titolo? Perché una ragioniera, forse, oppure un'invenzione letteraria, è stata la causa, diciamo, di un grande tradimento che ho subito e attraverso il quale sono passata e sono sopravvissuta. Leggerò un pezzettino di questo libro. Naturalmente non voglio offendere le ragioniere, non ce l'ho con le ragioniere. Diciamo che la ragioniera diventa un simbolo per tutte quelle che hanno subito, diciamo, il furto. Odio le sue tette, il suo culo, le sue mani, la sua faccia insipida, la sua dolcezza finta, lo sguardo da calappiacani, intensamente odio tutto ciò che lei è e anche quello che non è e che vorrebbe tanto essere, e cioè me. Odio me, quindi, con le mie colpe. Odio il mastino che mi abita, odio di non essere una ragioniera.